Castello giapponese. Eccomi qua. Belle statue. Che ti sorprendi, Jake? È ovvio che appena entri in un posto si chiude tutto. Speravo di poterle rompere. Bello come posto, comunque. Oh, ma guarda un po' chi è apparso. Ah, già. In questo gioco non esistono attacchi in salto per qualche arcano motivo. Ehi, fermo lì. Ma porca. Allora, ho sbagliato, fammi mettere il coniglio. Ecco qua. Perfetto, facciamo un combattimento rapido, forza. Smettete tra l'altro di muovervi, che ho bisogno di farlo veloce sta cosa. Vieni qui. Ecco fatto. Tre colpi ci voglio, tre colpi ci mettiamo. Ma è esatto. Posso andare da queste parti? A quanto pare sì. Chissà cosa fa questo qua col cappello. Non gli abbiamo neanche dato il tempo di provare ad attaccarci, voglio dire. Quindi io tanto vado, spammo solamente una mossa. Sono come i coddari del cacchio che si mettono in un punto e sparano. Io faccio uguale ma con la stessa mossa, ovvero il trio di triangoli. Solo perché alla fine prende un'ampia area e quindi li becco tutti quando sono circondato. E ogni tanto vario, ma giusto perché me ne ricordo che posso farlo. Ecco qua. Tanto sempre qua finiamo, eh. Oh, ci sono dei legnetti, quindi vorrà dire che forse devo dare fuoco a qualcosa? Pensavo che mi servisse il gallo per poter proseguire, invece no. Peccato, ok. Guarda, non ci metterei la mano sul fuoco, ma penso che il gallo sarà, oltre la pecora, quello meno utile. Ecco fatto. Aspetta, 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 aspetta. Dai. Ecco qua. Ah, ma voi vedo che resistete qualche colpo in più, eh. Ecco fatto. Ah, a posto. Ne manca solo uno. No, fermo. Colpa mia. Ecco fatto. Grazie. C'è ancora qualcuno? No, però ci sono tre statue. Ok, sembra che non bisogna fare niente qui, immagino, vero? A meno che, aspetta un attimo. Ci provo, ma giusto per pura curiosità scientifica. Eccoci qua. C'è qualcosa di nascosto? Oh, che peccato. Ammetto che un po' ci ho sperato, eh. No, aspetta, c'è qualcosa invece. Perfetto, allora, calmi un attimo. Ok, eccomi qua sopra. E c'è del fuoco. Vediamo cosa possiamo fare. Non sono neanche sicuro se questa era la zona giusta da fare o meno, ma guarda, onestamente, arrivato a questo punto poco mi cambia. Ok, come immaginavo, in realtà qualcosa sopra allora c'era. Però a che cosa mi porta? Cosa mi ha portato ad arrivare fino a qua? Ah, ma potevo farlo già da qua. Che incredibile spirito d'osservazione. Fammici un attimo riprovare. Aspetta. Non ho visto perché la telecamera è una merda. Forse devo andare dall'altra parte? Non vedo il senso di questa torcia. Boh, forse mi serviva portarmela da questa parte? Ah, sì. Sì, sì, sì. E infatti, strano posto per un ventaglio. Forse te lo devi prendere? Ok. È stato facile. Fammi indovinare, si animeranno quelli, vero? Mi prendo un bastone, così vi spacco tutti. E mi metto anche l'amuleto del toro. 3, 2, 1. No? No, strano. No, devo solamente spingere. Ok. Fammi indovinare. Ecco. Ecco, facile. È anche abbastanza ovvio, tra l'altro. Che altro? Oh, un'altra figurina con due figurine, ma non ho capito. Ah, ecco cosa serviva a questa zona. È la zona se cadi, punto. Abbiamo ottenuto una figurina delle nacchere. Rimuove tutte le carte talismano dell'avversario. Non sembra male. Ok, spostiamo quest'altra statua. Ecco qua. Non sono sicuro se anche la terza ci serva. No, a quanto pare no. Perfetto.
E via. Ah, Jackie? No? Pensavo... Ok. Onesto, pensavo tutt'altro io, però va bene, va bene. Forse... forse dobbiamo usarlo qui. Dove siamo? Ah, siamo... Ok, siamo sopra... la zona di prima, perfetto. Tutto clunch. Ok, quindi si è aperto, esatto. Ed è pure a tempo, mannaggia. Allora, calmi un attimo, ok. Quindi conigliamo, attiviamolo. Ok, minchia, devi fare velocissimo qua. Ok, eccomi qua. Va bene, pure l'animazione, vai. Corri mio spirito, teletrasportami. Che brutta l'animazione che si stringe. Mamma mia, terribile. E rieccoci nel nostro corpo. Ok, è quella della tigre. Oh, non me l'aspettavo, due talismani. Separa il suo possessore nei suoi elementi costitutivi. Yin e Yang, lo Yin rappresenta tutto ciò che è forte in lui, mentre lo Yang rappresenta tutto ciò che è debole. La metà Yang resterà al suo posto fino a quando il talismano non viene disattivato. Questo talismano può essere attivato solo quando chi lo possiede si trova su un simbolo tigre. Ah, è come quello, ma funziona come in... Darksiders 2, ovvero una parte rimane ferma, l'altra si muove. Ho capito. Ok, vediamo come funziona la tigre. Ah, così? Davvero? Ok. Ok, no. Devo spostarlo prima questo e poi spostarmi di là con il mio duplicato, che tra l'altro abbiamo appena scoperto come funziona, ovvero quando noi lo disattiviamo, lui torna da noi. Non il contrario. Si è chiusa la porta. Ok, calmi un attimo. Prima di tutto... Sì, 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 lo so, gioco. Fammi prendere un po' di energia che ne ho bisogno. Ecco, fatto. Grazie, quindi. Ok, tigre. Ecco qua. Ma è a tempo o è attivazione? No, è attivazione. Ma noi siamo per caso più forti in questa forma? Cioè, è il nostro meglio questo, in teoria. Non vedo perché no. Quindi, immagino boss fight. Vediamo. Quindi questo si disattiva, noi siamo dall'altra parte. Potrebbe esserci una boss fight, visto che c'è un punto di salvataggio. Ok, andiamo dentro. Oh, che novità, si è chiuso tutto. Cosa ti sorprendi a fare, Jackie? Finalmente ci incontriamo, signor Chang. Sei stato bravo ad arrivare fin qui, ma temo che ormai sia troppo... Ma la bocca? Troppo tardi per cosa, Valmont? Cosa state combinando? Con il potere della scatola degli enigmi di Pangu, i miei uomini richiameranno in questo mondo 7 demoni, cominciando da Po Kong, il demone della montagna. Sul serio? Sul serio, sì. Po Kong ti distruggerà in un istante. Immagino. Razzo, attiva la scatola degli enigmi di Panko. Ok, capo. Va bene. Bella animazione. È la carta che abbiamo noi, tra l'altro. Madonna mia, ma è enorme. Non me l'aspettavo. Mi aspettavo dimensioni normali, io. È questo l'impiccione di cui mi parlavi? Esatto. Sì, Po Kong è lui. Non hai nessuna speranza, Jackie-chan. Ridurrò in polvere quel tuo corpicino insignificante. Ok, certo. C'è chi gradirebbe, probabilmente. Aia. Levati. Ok. Non so se mi serve il bastone, però io lo prendo e proseguo. Eccoci qua, vai. Andiamo a vedere che cosa c'è da queste parti. Ho visto che c'era un cannone. Spara laser questa, è pazza. Ho visto che c'era un cannone io. Però immagino ci serva il fuoco, esatto, per attivarlo. Il fuoco, dove lo trovo? Ok, però sono protetto qui, aspetta. Dietro i cannoni sono protetto. Ho visto... Eccolo là.
Perfetto, corri, corri, corri. Aia. Ok, devo capire il tempo in cui fa la panciata. Però ci siamo, dai. È una cazzata sta boss fight. Oddio. Cazzata adesso dipende come... come fa la... Oddio. Sali? Perfetto. Dicevo, dipende come va la boss fight. Posso bruciarlo? No, perfetto. Vai. Attiva. Perfetto, vai. Kaboom! Madonna mia, quanta lentezza. Sì. Allora, adesso si butta di sotto. 3, 2, 1. Non so. Ah, perché sono finito sui legnetti. Cioè, come l'ho evitato il colpo, scusami. Vai, attiva. Corri, 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 corri. Usiamo il coniglio. Ok, i salti non contano come... come si dice? Come velocità, quindi... Il coniglio è davvero la cosa più utile di tutte, mi sa. E tieni, beccati anche questo. Addio, Pokong. Kaboom. Mi fa tanto ridere come Jackie finisca lanciato indietro. Oh, cazzo. Basta? Dobbiamo farlo di nuovo? Sì, perché si è riattivato. Quindi e ora kaboom. Ok, perfetto. Vai, vai, vai. Jackie, prendi il bastone. Bravo. Corri. No, scemo. Prendilo. Ok. Ok, meno male. Bravo, e ora corri. Dov'è la zona che si rialza? Eccola. Ok. Perfetto. Dovremmo... No, zona sbagliata. Perfetto, corri. Perfetto, vai. No, cretino. Poi eravamo nella zona sbagliata. Ok, siamo salvi. Scendi. Anzi, già che ci siamo. Esatto. Prendiamoci un po' di energia, che schifo non fa. Bravo. E ora muoviti, Jackie. Corri. Ok, perfetto. Attenzione, bravo. Ok. Siccome non so quale dei due è, meglio correre intanto. È lui? No, che non è lui. Corri. Mi fa troppo ridere com'è velocizzata l'animazione. Ok. Beccati questo. Quanti colpi ci vorranno? Spero che questo sia l'ultimo. Basta? Sì. La Madonna. Come lo smaltisci un cadavere del genere? Jackie, sta indietro. Sì, cosa fai? Ci pensi tu? Ah, sì, invece sì. Stavo scherzando io, eh. Oh, mobile wind beaminza. Oh, mobile wind beaminza. Oh, mobile. Mi scherzavo quando dicevo che ci pensava lei, eh. Hai capito lo zio comunque che è bravo. Beh, noi abbiamo trovato il ventaglio, quindi ipotizzo che sia il prossimo strumento che useremo. È stato molto divertente. Attenzione alla famiglia Kong. Se non fare i gradassi, ne pagheranno le conseguenze. Certo. Jackie, abbiamo ancora molto lavoro da fare. Ma va. Chi l'avrebbe mai detto? Dobbiamo tornare subito a casa. Sì, signore. Con piacere. Boia de. Quel ventaglio se lo prende lo zietto. Fai pure. Certo, zio, ma perché? Perché lo useremo, esatto. Pensa che potrebbe essere un altro simbolo C. Devo fare qualche ricerca. Fai pure. Un'altra cosa. Sentiamo, dove dobbiamo andare sì, adesso? Va dal capitano Black alla sezione 13. Ok. Ha delle nuove informazioni sulle attività
della mano nera. La mano nera. Jackie avrà bisogno di me. Sarà meglio che lo segua. Certo. Un'altra cosa. Sentiamo. Sì, zio. Voglio che compri una lanterna di giada a Kasuga alla casa d'aste di North Beach. Ti darò del denaro per piazzare le tue offerte. Effettivamente non ci siamo andati, ma perché io pensavo fosse di storia, invece è una cosa in più. Sì, zio. Vedi di portarmi il resto questa volta. Però effettivamente noi non l'abbiamo fatto. Questa volta c'è qualcosa da insegnarmi? Jackie! Vuoi allenarti con un manichino? Proviamo con il nella lotta allora. Ho una nuova sfida per te. Questa prova migliorerà il tuo tempismo e i tuoi riflessi. Sconfiggi questi Shadowkan prima che il tempo scada e riceverai un'altra ricompensa. Sei pronto? Certo. Venite a me. Certo che come sfida è veramente easy proprio, ma proprio... Hai 30 secondi per sconfiggerne. Oh, scherzavo. Ecco fatto. No, ho 10 secondi. Ecco fatto. Bene. Meno male. Ecco la tua ricompensa. Beh, dai, ce l'abbiamo fatta. La tua magia è aumentata, fantastico. Ma a sto punto io proverei davvero ad andare a North Beach, se possiamo, eh. Anche perché l'altra volta non l'abbiamo fatto, ma perché pensavo sarebbe andato in automatico io. Ok, dov'è la casa d'aste? È questa? Sì. Ehi là, salve. L'asta sta per cominciare. Vuoi partecipare? Hai voglia? Certo. Vuoi ascoltare le regole? Sì, per favore. Ogni asta ha una durata prestabilita. Scaduto il tempo, l'asta termina e l'ultima persona ad aver fatto un'offerta deve acquistare l'oggetto. Per fare l'offerta, premi X. La parte verde della barra comincerà a salire per poi abbassarsi. Premi X di nuovo per bloccare la barra quando vuoi fare un'offerta. Più alta è la barra, maggiore sarà il montare della tua offerta. Dopo aver fatto la tua offerta, la barra scenderà rapidamente nella sezione rossa e dovrai premere di nuovo X per bloccarla quando sarà attivata nella tua metà. Non ho capito. Più vicino all'esatta metà dell'area rossa ti fermi, più sarà accurata la tua offerta. Quando più fai un'offerta, più gli altri partecipanti dell'asta rifletteranno un po' prima di decidere se proseguire con le offerte. Ok, credo. Devi andare sul verde, poi scendere sul rosso e beccarlo nella metà precisa. Più a lungo sarà questo intervallo di tempo, ricorda però che hai a disposizione la somma di denaro limitata. Non fare offerte troppo alte o zio non sarà contento, d'accordo? Mettiamo all'asta oggi una splendida lanterna di giada. Signore e signori, l'asta è aperta. Ok. Ok, non sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. Ok, non l'ho ben capito, onesta. Non sono ben sicuro di aver capito per bene come funzioni, sai? Proviamoci, aspetta. Facciamo andare ancora avanti. Facciamo proprio l'ultima offerta agli ultimi secondi. Perfetto, 202. Dai, che siamo l'ultimo, siamo gli ultimi. Credo che abbiamo speso fin troppo. Mi sa che abbiamo speso troppo. E vai, lanterna giada. Però l'ho capito, ho capito come funziona almeno. Però non lo so, credo che abbiamo speso troppo, vero? Chissà cosa otteniamo dal... prendere questi oggetti, però. Secondo me zio si lamenterà che abbiamo speso troppo, vero? Vediamo. Zio, ho preso la lanterna. Bene, vedo che hai preso la lanterna di Giada Kasuga. Esatto. Nessun problema, zio. Oddio. Un'altra cosa. No, ci devo ancora andare. Ah, tutto qui? Hai visto che hai preso la lanterna? Bravo. Ok.